La Monna Lisa Furry. Ecco voi una di quelle cose che non avrei mai voluto vedere in vita mia. Tra l'altro la cosa disturbante è il fatto che è parecchio dettagliata. Comunque vi do il benvenuto su Awful Taste But Great Execution. In pratica è quando una persona è molto brava a fare le cose, ma decide di sfruttare il suo talento per scopi malvagi. Proprio come creare roba del genere. Vedete, questa è un'altra di quelle cose che avrei preferito non vedere. La cosa più disturbante è che effettivamente alla fine sembra essere un barboncino. Sapete, siamo appena al primo minuto e già ci stiamo avvicinando troppo all'universo furry. Non mi piace questa cosa. Mia sorella ha regalato questo cuscino mio fratello daltonico. Wow. Tra l'altro il bello è che molte persone neanche lo sapranno cosa è scritto qui. Quasi quasi sto pensando se dirlo o meno. Oh mio Dio. Vabbè dai, sarò una buona persona, c'è scritto pene. Che ride, 91% di upvote. Scommetto che il restante 9% sono le persone che sono daltoniche. Questa azienda fa delle ammaccature intenzionalmente alle loro valigie. In pratica lo spacciano come un design. Vi presento l'equivalente dei jeans strappati. Perché? Io ho paura che vedendo questa cosa qui, le persone che lavorano all'aeroporto penseranno, vabbè, tanto il contenuto di questa valigia è tutto quanto sfasciato, guardate un po'. A sto punto non devo neanche stare attento. E quindi finisce che vi sfasciano ancora di più sia la valigia che i contenuti. L'unica cosa positiva può essere il fatto che magari un malintenzionato che vi voleva fregare la valigia la guarda e dice: no, qualsiasi cosa al suo interno è spaccata. I suoi fazzoletti da culo, mio signore. Questa qui è bellissima. Questa qui, sinceramente, me la prenderei anch'io. Ragazzi, voglio avere un link per comprarlo. Sono troppo interessato, mamma mia. Dove ne posso... Oh, oddio, davvero? Ditemi di sì. Dite... Oddio. Ragazzi, sono davvero troppo tentato. Ditemi che lo fanno in Italia, per favore. Ditemi di sì. Ma questa roba è bellissima, mamma mia. Non so perché hanno detto che è design orrendo. È davvero fantastico. Queste qui sarebbero delle scale per il secondo piano. Ma la persona che vive in questa casa è per caso masochista? Cioè, capisco il vantaggio dello spazio in più, però fai che una volta scivoli per sbaglio. Non può finire bene. Ok, adesso, prima che vi mostro la prossima immagine, quando vi dico piedi del letto, a che cosa pensate? Scommetto ad una di queste cose qui, no? Ebbene, a quanto pare qualcuno l'ha pensata diversamente. Ve lo dico da oggi, non riuscirò più a togliermi questa immagine dalla mente. E poi per quale motivo la luce ha alzato? Tu davvero devi odiare l'umanità intera? Deve esserci sicuramente qualche feticismo per questo. Guarda, avrei preferito non leggerla questa cosa. Il teschio di Maria Maddalena, all'interno del suo reliquiario, Ok, una chiesa francese che non proverò neanche a leggere. Ne ho avuto abbastanza di persone che mi insultano il mio francese. Non lo so parlare, ok? Comunque io vi posso dire che le reliquie sono una delle cose che... io non ho mai capito. È come il fatto che vengono mantenute le dita ai piedi dei santi. Ragazzi, ma questa cosa è disturbantissima. Tra l'altro, io spero che questo teschio sia partito da teschio all'interno della... non lo so, di questa forma per la faccia. Perché se è partito dalla testa e col tempo è diventato un teschio, l'essere umano deve farsi un esame di coscienza. Cioè, ragazzi, voi immaginatevelo che qualcuno ha deciso di staccare la testa di una donna morta. Perché? Una credenza a forma di granata? Sapete che non so dire se questa cosa mi piaccia o meno? In realtà credo di aver già trovato un difetto di questa credenza, ovvero che non tutti i cassetti sono apribili, secondo me. Perché se no come fanno, scusate? A meno che non fanno i cassetti triangolari, ma poi comunque non si tengono. Nonostante tutto, questa cosa è fatta dannatamente bene, mi dà un po' fastidio, guardate. Che ride, sapete, se fossi il proprietario di questa cosa direi a tutti quanti: lo sai, modestamente, i miei mobili sono una bomba. Sapete, ragazzi, le scarpette di Cenerentola me le ricordavo un attimo diverse. Però non posso dire nient'altro che complimenti al creatore di questo abominio. È riuscito a impressionarmi e a schifarmi nello stesso momento. Cioè, da una parte sembra buono, ma dall'altra parte non è che vado proprio matto per le melanzane. Ok, questo qui vi posso dire la verità. Soprattutto il tipo a destra sembra un personaggio di un anime. Non so per quale motivo. O la tipa. Oddio, è una tipa, credo. Non si capisce benissimo, ma credo sia una tipa. Non lo so, ha un po' un modo di fare da personaggio di anime. Non so per quale motivo. Potrebbe davvero esserlo. Ecco voi come trasformare degli innocenti cuoricini in delle parti umane, soprattutto quello in mezzo. All'inizio non l'avevo capito. Ora l'ho capito. Adesso l'ho decisamente capito, avrei preferito non vederlo. Oh mio Dio, la statua di Buddha. Volevo dire... Trampudda. Perché Trump? Dio santo. Dovrebbe esserci un Big Mac nelle sue mani. Lo sapete che Trump in realtà ha invitato un sacco di bambini al suo ufficio presidenziale, se non ricordo male. E in pratica gli ha offerto a tutti quanti tipo un pasto del Mac e cose così. Cioè, da una parte sì, carino, capisco che ai bambini piaccia il Mac, però dall'altra parte...
ci è andato di risparmio proprio. Oddio, queste scale sì, forse sono comode, ma allo stesso tempo non mi fiderei mai. Tra l'altro immaginate avere un gatto in casa e queste scale. Ogni singola cosa che vedete gli do, non lo so, 4 minuti di vita. Dopodiché sta sul pavimento senza alcun dubbio. La lampada PS1. Ma che cosa serve la memory card in questo caso? È tipo per accenderla e spegnerla? Oddio ragazzi, se questa cosa girasse anche i giochi sarebbe fantastico. Ok. Ok, vedo che adesso stiamo tornando, diciamo, nell'anima di questo subreddit. Un anello fatto con un molare. Vedete, me li immagino così gli accessori della fatina dei denti. No ragazzi, a questa qui non ci credo. La Adidas ha fatto una collaborazione con Tommy Cash? Ma siete seri? Ma che cavolo? Oh mio Dio, questa cosa è bruttissima. Ragazzi, sono disturbato. Tra l'altro, per chi se lo stesse chiedendo, Tommy Cash a quanto pare è un rapper. Non so che cosa dire. Immaginatevi camminare con questa roba addosso. Adi da 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 da. Effettivamente ci sta davvero. Sono disturbato dal fatto che abbiano messo soltanto 3 strisce. Secondo me avrebbero dovuto continuare per tutta la lunghezza della scarpa. Però effettivamente poi non sarebbe Adidas, quindi sì, ha senso. Va bene, adesso scherzi a parte, state vedendo questa cosa? Io vi giuro, se qualcuno dovesse mai fare una collezione di piatti e cose del genere, mi hanno vinto. Ragazzi, ve lo giuro, compro. Ok, calmo. Non ne hai bisogno. Questo subreddit sto trovando un sacco di roba che mi piace. Pessimo gusto un cavolo, lo voglio. Dov'è? Dov'è? Datemelo, ne ho bisogno. Eccolo qui. Lampada da tavolo per topi. No, non è proprio per topi, però vabbè. Lampada carino ratto d'oro, 21 euro. Non lo so, ci devo pensare. Non voglio fare acquisti stupidi e poi non so come lo metterei qua dietro. Ecco, un mouse del genere. Dio santo. Che è tipo se fossimo in un universo parallelo nel quale i mouse giocano con noi. Oddio. È un po' disturbante a sentire la voce, sapete? Tra l'altro ha una bocca sotto, che schifo! Che poi avete fatto caso a tutti i peli che c'ha? Cioè, proprio la persona che l'ha fatta ci si è messa d'impegno, maledizione. La mascherina con la lingua. Con le lingue. Qual è l'ispirazione che ti viene quando decidi di fare una cosa del genere? Questo è tipo se i miei incubi e gli hentai diventassero una cosa sola. E il bello è il fatto che sono sicuro che ci sono delle persone che la comprerebbero questa mascherina. Questo tipo di roba so che piace. Non posso dire altro che we live in a society, ragazzi. Oh mio Dio. Non posso dire che brutto. È solo strano. Mi sento davvero in un fortissimo contrasto. Perché tecnicamente ha assolutamente senso, ma è una cosa che nessuna persona normale, diciamo, si farebbe. Questo qui. Cioè, se vedete, tecnicamente questo divano è dritto. Però allo stesso tempo è storto. Più lo guardo e più i miei occhi fanno male. Sapete, quasi quasi lo comprerei. Immaginatevi quanto è comoda la parte a destra. Con tutta quella spugna che ha. Anche se in realtà forse potrebbe finire al contrario. Potrebbe essere che fa come il posto di Sheldon. Non so se avete presente. Che pratica rimane il segno quando vi alzate. Ok. Non stavo capendo all'inizio che cosa dovevo guardare, però ora che l'ho inquadrato, posso dire che per oggi ho decisamente visto abbastanza. Dai, oggi il video lo finisco normalmente. Diciamo che mi devo togliere questo sassolino dalla scarpa.